Tu che difendi Sturaro sei ritardato mentale, chi difende Sturaro è un coglione, non fai altro che confermare quello che dicemo! Razza dei coglioni! Vieni qua a insultare senza foto profilo, senza nome e cognome! Che cazzo vuoi? Non me ne frega un cazzo di quanti anni che avevo altri, dovevi capirlo, 12 su 40, non me ne frega! Mi vi rispondo alla stessa moneta! Con la stessa moneta vi rispondo! Così come devi far tutti, così come fa tutti! Perché gaverotto i coglioni! Qua noi altri non fermo solo intrattenimento, c'è anche la nostra passione, il nostro hobby, ok, ma basta! Cioè non sai che questo mi permette, mi consente di venire qua a rompermi i coglioni, a sminuire l'opinione mia o dei miei iscritti, a offendere, a provocare. No, no, qua no, qua vi offendo, qua vi rispondo con la stessa moneta, che voi abbiate 12 o 40 anni, vi rispondo papale papale, perché avete rotto i coglioni, va bene? E voi continuate a fare così, se continuate a fare così, a comportarvi in questa maniera, date ragione a Sturaro che ha fatto benissimo. Perché è ora di finire che questi ragazzini di 12 anni vengono a rompere i coglioni alla gente di 20, 30, 40, 50 anni. Basta! Andate a giocare con i Lego, con i Pokémon, come ha detto lui. Avete rotto i coglioni, avete. Perché ho dovuto bannare 4-5 idioti, coglioni, deficienti, mangiamerda, che sono venuti sotto il mio video a dire: ma Sturaro si è comportato male, ma soliti Juventini. Poi l'altro ritardato che fa un video contro il tweet di il messaggio privato di Sturaro. E poi, come fine video, ricarica un video, tra l'altro bannato dalla Juventus qualche tempo fa, proprio nel suo canale, dove augura la morte e l'infortunio a Higuaín e quant'altro. Tra l'altro, altri napoletani non vi rende conto che più augurate infortuni e morti ai nostri giocatori, più vi ricade sui vostri. Quindi non so quanto vi conviene, ok? Perfetto. Detto questo, mi avete rotto il cazzo. Mi avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. Perché non solo a me, ma a tutti quelli che fanno video su YouTube, va bene la vostra opinione. Nessuno dice che non dovete avere un'opinione vostra, perché qua ho molti iscritti miei che hanno un'opinione diversa dalla mia, cioè come su Mandzukic, su Allegri, su Conte, su però la esprimono in maniera civile, ok? Però quando tu vieni qua a provocare, a insultare, a rompere le palle perché si vede, ma molti mi dicono: ma non ti ho insultato, ma si vede da un commento che tu vieni qua a rompere i coglioni, quindi non sono nato ieri, ok? Avrò più o meno il doppio della tua età, va bene, se non comunque 7 o 8 anni in più, conosco queste cose e so quando uno scrive per rompere i coglioni, perché io nella mia vita ho sempre avuto rompicoglioni, sia da quando andavo alle elementari, sia alle superiori, sia al lavoro, gente che provocava, quindi so come si comporta un rompicoglioni, ok? E io non mi sono mai fatto mettere i piedi in testa da nessuno, rispondevo sempre per le rime, nella vita reale come qua. Fine. Va bene? Perfetto. Detto questo, dopo questo sfogo, è anche una rottura di coglioni da parte di tutti, insomma, perché non voglio che questa gente qua pensa che può scrivere di tutto, rompere i coglioni a tutti, e solo perché hanno 12-13 anni, ma non può rispondermi male, non può insultarmi perché sono minorenne. Vi stanno mettendo una giustificazione inesistente, perché se tu rompi i coglioni, cioè come ho detto l'altro giorno sul video di Sturaro, se io rompevo i coglioni, insultavo uno di 30 anni quando avevo 12 anni, prendevo due sberle da lui giustamente e prendevo due sberle pari da mio padre, due da mia madre, ok? Perfetto, e probabilmente le prendevo anche da chi stava lì a guardare quando insultavo. I social hanno rovinato tutto, perché i social sono andati bene, ok, sono nati per propositi positivi. Poi purtroppo non solo i ragazzini, non solo i fioi, ma anche gli adulti, i ga buttare a puttane i social, facendo sì che questo sia il mondo delle guerre virtuali, perché dopo faccia a faccia, se ve ciappo l'uno o st'altro, ve caghe addosso. Perché non conosce la gente come reagisse quando provoché faccia a faccia, che vi tiro due schiaffe e vi giro a testa come l'esorcista. Mi non so, vabbè. Detto questo, fine. Ultimo pensiero, comunque oggi è l'anniversario della morte di Alerichi. Due ragazzi d'oro, loro erano veramente d'oro. Avevano un anno, se non sbaglio, in più di me, nel 2006.
15 dicembre 2006, era un venerdì sera anche quella volta, che morirono nel lago di Vinovo due giocatori della Berretti della Juventus. E niente, un piccolo pensiero a loro, alle Ricchi sempre nel cuore, questo poco ma sicuro. E niente, un abbraccio anche alla famiglia, che comunque la morte di un figlio non passerà mai, il dolore per la morte di un figlio non passerà mai, è inutile che si dica il tempo guarisce, il tempo non guarisce mai. Sono cose che possono alleviare un po', ma mai guarire. Buona giornata a tutti, sempre fino alla fine Forza Juventus, ma ritornando al discorso di prima, qua comando io, come in tutti i canali, comandano i proprietari dei canali, quindi se voi andate lì a 12 anni, 10 anni, a 14, a 20, a 30, a 40 a rompere i coglioni, insultare, è giusto che vi meritiate la stessa identica risposta. Fine. Ciao a tutti.